Ehi tu, hai bisogno di crediti? Passa da IG Wood e con i codici malati avrai il 6% di sconto. Siamo tutti amici di Malati di Foot, io sono Buster e oggi sono qui con la video recensione di Hernandez e Motema, cioè International Man of the Match. Cominciamo a parlare del suo overall che si presenta a 84 con 88 di velocità, 82 di dribbling, 87 di tiro, 34 di difesa, 68 passaggio, 68 fisico, 3 stelle piede debole e 1 mossa, e 3 mosse abilità. Cominciamo a parlare della velocità che si divide in 86 accelerazione e 85 velocità scatto. La velocità è il primo pro di questo giocatore, infatti è una velocità davvero davvero ottima, è in campo aperto e è difficile di fermarlo, quindi questo è il primo pro. Il dribbling si presenta a 82 con 71 agilità, 84 equilibrio, 73 riflessi, 77 controllo palla e 74 dribbling. Il dribbling in sé non è né un pro né un contro, perché il dribbling puro, controllo palla e riflessi, diciamo che non sono granché, però grazie all'equilibrio e all'agilità comunque si aggiusta questa statistica, quindi non è né un pro e né un contro. 87 tiro con 87 piazzamento, 88 finalizzazione, 75 potenza tiro, 69 tiro alla distanza, 74 tiro al volo 80, e 80 rigori. Qui parliamo del secondo vero pro di questo giocatore, infatti è un tiro davvero fantastico, una potenza tiro davvero davvero eccezionale. Qui sulla carta sembra 75, ma in realtà è un 85, 86. Ragazzi, fidatevi, una potenza tiro davvero davvero strepitosa. Finalizzazione anch'essa incredibile. È tiro di precisione fantastico. 80 di rigori che è un valore buono e tiro a distanza 69. Pure questa caratteristica mi sembra maggiore, infatti in game sembra più un 85-86. Nella 34 difesa spicca 82 di precisione testa, infatti pur essendo non tanto alto, riuscirà sempre a segnare, a colpire la palla di testa. 68 passaggi con 72 visione, 62 cross, 52 precisione su punizione, 67 passaggi corti, 55 passaggi lunghi e 67 effetto. I passaggi di questo giocatore non sono né un pro né un contro, infatti come cioè un ATT non farà questi i passaggi, quindi non è né un pro né un contro. 68 fisico con 85 elevazione, 75 resistenza, 57 forza e 59 aggressività. Un giocatore che non ha tanta forza, però grazie alla resistenza e all'elevazione comunque riesce a pareggiare il tutto. Unico contro di questo giocatore sono le 3 stelle skill, infatti non avendo grande dribbling questi non aiutano affatto e quindi si presenta come un contro. Quindi, come un giocatore davvero fantastico, il prezzo però è anche un contro, infatti non vale quei 80.000 che si trovano sul mercato, ma vale sui 30, 35.000. Infatti il prezzo è davvero esagerato e se si dovesse mantenere a questo prezzo non vi consiglierei di acquistarlo. Con le altre versioni, IF e Euro normale, non ho trovato queste grandi differenze. Quindi, se volete acquistare una versione speciale di Hernandez, non acquistate appunto questa qui, almeno per ora, finché non si abbassa, ma acquistate una versione in forma. Quindi, tutto sommato non è né un giocatore da buttare e né un giocatore ai livelli di Lewandowski, infatti è un giocatore medio che andrebbe acquistato per una squadra appunto media alta. Quindi, come voto, gli ho dato un bel 8 con i diversi pro e i diversi contro. Allora, i pro, come ho già detto, sono la velocità, il tiro e la finalizzazione, mentre gli unici due contro sono le 3 stelle skill e il prezzo. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e un commento. E noi ci troviamo al prossimo video. Bella ragazzi!